Presidente. Buongiorno a tutti e innanzitutto benvenuti. È un grandissimo piacere che oggi vi ospitiamo qui nella nostra nuova sede dove ci siamo trasferiti dallo scorso ottobre. Quindi avevamo proprio piacere di organizzare un evento qui per avervi a casa nostra e anche poi per farvi vedere dove lavoriamo. Infatti al termine della conferenza stampa, se avete piacere, avremo noi il piacere di accompagnarvi a vedere il posto, i nostri uffici, il posto in cui lavoriamo. Oggi siamo qua per presentare il concorso internazionale di idee per la riqualificazione della piazza transalpina e poi per descrivere le attività previste per la seconda fase della candidatura di Nova Gorizia e Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025. Come poi vi verrà spiegato successivamente, in particolare dalla responsabile della candidatura, Neda Rusiambriz, le due cose sono strettamente collegate in quanto la piazza transalpina ha un ruolo centrale nel progetto di candidatura di Nova Gorizia e Gorizia. Lo strumento che i due comuni hanno deciso di utilizzare a sostegno di questo processo di candidatura è quello del JECT GO, che è lo strumento che ancora una volta, siccome ha capacità a poter reagire sia in Italia che in Slovenia, ha la capacità quindi di superare barriere legali e amministrative e di realizzare attività congiunte, è lo strumento che ci consente di anche realizzare questa idea di città unica di cui tante volte abbiamo parlato insieme ai tre sindaci. Dunque, oggi iniziamo innanzitutto con saluti, prima poi di entrare nel vivo con la descrizione delle due cose. Io passo subito la parola al presidente del JECT, Matej Arciok. Hvala lepa, lep pozdrav, dobar dan, buongiorno. Najprej bi izkoristil še enkrat priložnost, da bi se zahvalil celotni ekipi EPK-ja za uvrstitev v drugi krog. Hvala tudi obema županoma za zaupanje, da lahko te aktivnosti v okviru naše organizacije seveda nadaljujemo, to našo začrtano pot. Nedvomno se EZTS vse bolj uveljavlja in dokazuje, da lahko postane in postaja ta trden vezni člen med dvema mestoma, tudi glede na izkušnje, ki jih imamo z že realizacijo obstoječih projektov, ki so v teku, in hkrati nam tudi ta razpis, ki bo danes predstavlja velik izziv. Izziv predvsem zato, ker povezuje se bolj dve mesti, ker je vezan na samo kandidaturo EPK-ja, ker imamo že dejansko model, kako ta razpis peljati. Imamo tudi že izkušnje, kako peljati investicije, ki tangirajo tako na območju mestne občine Nova Gorica, kot tudi občine Gorica. Imamo ljudi, tu bi predvsem se zahvalil in pohvalil našo Fabiano Pieri, ki je dejansko naredila en pomemben korak tudi v smislu povezovanja na mednarodnem nivoju, namreč ta natečaj ima mednarodno noto, lahko rečem svetovno noto, s tem se želimo tudi postaviti na svetovni zemljevid, kako nas arhitekti iz celega sveta vidijo to območje. Ocenjujemo, da je območje, čezmejno območje, naša prednostna točka in zagotovo bo ta natečaj dobil dober rezultat, ki bo na nek način, lahko rečem, as v rokavu za drugi krog kandidature in tako postal pika na i za končen uspeh tega območja. Cela zgodba EPK-ja je vezana na mejo in meja je tista, ki nas je nekoč ločevala, danes povezuje in ta, kot je ga je pomenovala, če se ne motim, Neda epicenter, bo tista glavna stream točka, ki bo bila, kot rečeno, dodana vrednost naši kandidaturi. Tako da hvala Rudijo, hvala Klemnu, da lahko
temi aktivnostmi nadaljujemo in verjamem, da jih bomo tudi uspešno speljali in v juliju predstavili najboljšo rešitev za najboljšo kandidaturo. Hvala. Seguiamo sempre con i saluti, direi che il sindaco di casa, il presidente. Obbedisco. Consentitemi, io cerco sempre di fare il serio, consentitemi di iniziare con una battuta, dico formalmente a microfoni spenti. Amico Clemen era sempre quello che riusciva a utilizzare i modi più ambientalisti ed ecologici per raggiungere i luoghi della riunione. Oggi l'ho battuto, lui è venuto qui in bicicletta, ma io giuro che sono andato a piedi. No, voi non ci crederete, sono arrivato qui. Testimonio, l'ho visto. Sono arrivato qui a piedi, che poi ci si impieghi due minuti dal mio ufficio qui, vabbè, se guardiamo anche queste piccole cose. E la prossima volta va in bici a Novo. È l'impegno che ha preso lui, non il mio. È naturalmente un'altra battuta, ma ecco, non facciamoci, approfittiamo anche di questa circostanza per gettare acqua sul fuoco, sebbene l'argomento potrebbe apparire fuori luogo, gettare acqua sul fuoco su quello che sta accadendo in tutta Europa. E speriamo che, anzi, siamo certi che anche il soltanto legare questo grande evento di cui parliamo oggi, legato alla promozione del territorio in chiave architettonico, storico e culturale, legato rigorosamente alla candidatura di Nova Gorizia e Gorizia a capitale della cultura europea, questo possa essere un messaggio anche forte per quanto riguarda tutta quella fetta che in questo momento, fetta di europei, fetta di cittadini stranieri, che in questo momento non si azzardano a venire magari in Europa per passare un po' di tempo delle loro ferie. Io credo che questo sia, senza voler enfatizzare, ma io credo davvero che questo sia un grandissimo evento, anche perché a memoria mia non c'è un intervento analogo realizzato non tra Gorizia e Nova Gorizia, ma tra Italia e altri paesi confinanti con l'Italia. Oggi è la prima volta che noi progettiamo, meglio, siamo in corso di bando, cioè stiamo per bandire un grande evento, una grande costruzione che certamente ha da forte valore simbolico, ma è la prima volta che lo si fa al di qua e al di là del confine. Consentitemi prima ancora invece di ringraziare naturalmente Neda e i suoi collaboratori per il lavoro, per la non state facendo una maratona ma corsa a 100 metri. Noi avevamo detto a Neda è una corsa a 100 metri, ma in realtà non le abbiamo detto che sono multipli di 100 metri, e perciò tutto il gruppo di lavoro sta continuando a correre, perciò da Lorenzo ci siamo sentiti ieri, cioè qui come giornalista o come gruppo di lavoro? Gruppo di lavoro. Ah, ecco, come gruppo di lavoro. Lorenzo, Isi e di tutti gli altri. Un grazie all'amico Clemen, anche perché l'ho detto in diverse circostanze, mai non c'è stato nemmeno un motivo di attrito o di non convergenza su qualsiasi proposta reciprocamente ci siamo fatti. Grazie all'architetto Pieri che ora sembra così tranquilla e rilassata. In realtà noi sappiamo quanto l'abbiamo stressata, ci sono stati dei momenti in cui avrebbe voluto dire arrangiatevi, probabilmente io vi lascio. Ecco, perciò è un successo di tutti, un successo della comunità, grazie a Darcion, ma grazie naturalmente anche al, non è più il primo momento ufficiale, è già il secondo momento ufficiale, mi riferisco a Ivan e a Thomas, perciò direttore e vice direttore del JECT. Dicevo prima che senza dubbio questo è il primo manufatto, il primo concorso di idee che viene realizzato tra Italia e non soltanto Italia e Slovenia, ma anche tra Italia e altri paesi confinanti con il nostro paese. E non è un manufatto qualsiasi, non è un magazzino, non è una destinazione per motivi commerciali, economici, è un primo manufatto che è caricato, come dicevo prima, di grandissimo, di forte valore simbolico, è la prima costruzione al di qua e al di là del confine, perciò come diceva anche Neida, come dicevano tanti in altre circostanze, sarà affascinante entrare in questo manufatto, in questa casa, in questo edificio, quello che ne verrà fuori da parte italiana, da parte slovena, e uscirne dall'altra parte, e perciò è carico, anche molto carico di suggestioni. Ricordo anche la presenza di Artico e Oretti, che fanno parte del gruppo italiano della candidatura capitale europea. E perciò un altro aspetto che ci piace far osservare è che, ben consapevoli che qualunque cosa si faccia ha già la sua componente simbolica, comunque si è voluto, ma ne parlerà dopo Neda, ne parlerà dopo anche dietro Pieri, si è voluto comunque scegliere anche un momento artistico, cioè fare in modo che l'edificio in sé,
per le sue caratteristiche o se non le edificio, comunque nelle pertinenze, nelle vicinanze, si realizzi anche un qualcosa che sia visto, per capirci, fare in modo che come un quadro, al di là del contenitore e al di là perciò del valore simbolico che esso ha, viene visto e ha capacità di attrazione di migliaia, centinaia di migliaia di persone, naturalmente a seconda di quello che si ripresenta in tutto il mondo, ecco, fare in modo che ci sia anche un motivo in più per riuscire a venire a visitare le nostre due città. E soprattutto insistiamo, di tutto ciò che stiamo facendo non trarranno beneficio soltanto le città di Nova Gorizia e di Gorizia, ma ne trarrà beneficio una porzione di territorio ben più ampia, molto più ampia, sia da parte italiana che da parte slovena. Perciò siamo entrambi, come comunità, come JEC, siamo tutti consapevoli di fare un qualcosa che non è destinato soltanto ai nostri cittadini, soltanto, ovviamente ci riferiamo anche alla parte commerciale, alla parte economica, che senza dubbio avrà un riflesso positivo, ma stiamo facendo un qualcosa di simbolico, capace, questo è il nostro obiettivo, di accendere una luce su di noi anche dal punto di vista politico da parte delle altre regioni d'Europa. Adesso naturalmente io passo la parola a chi tu mi dirai, a Cleme. Vai, Cleme. Hvala. Hvala prijatelju Rudiju za te spodbudne besede. Moram reči, danes govorimo o dveh zadevah. Govorimo o uvrstitvi v drugi krog pri tekmi za naslov Evropske prestolnice kulture in govorimo o natečaju. In moram reči, da ko sva skupaj sedela pred žirijo, ki je objavila rezultate, je veselje, ki naju je preplavilo, bilo zelo pristno in to je prvi, oziroma ne prvi, kar kronski dokaz, kako resnično živimo ta naš projekt. Projekt prestolnice kulture in projekt zlivanja obeh mest v eno mesto, ki bo prestolnica, sama po sebi ene čezmejne, velike čezmejne regije. Če verjameš v zadeve, potem imaš možnost, veliko možnost za uspeh. In če delaš srcem, potem stvari bistveno lažje tečejo. In ta srčnost je bila ob razglasitvi prejšnji teden resnično vidna, tudi kameram, ki so to zabeležile. Mednarodna žirija, sestavljena iz 12 članov, je prepoznala naš projekt, je prepoznala potencial, ki ga ima ta naša ideja in ta naš projekt za našo regijo, za naše kraje, za naše dve državi in za celo Evropo. Prepoznala je, da Nova Gorica, ki je upravičena do naslova, ker je pač slovensko mesto v izboru, lahko svoj dejanski potencial, tako kreativni, umetniški, kulturni, gospodarski, uresniči in izrazi samo skupaj z Gorico. Ta potencial je velik, ta potencial smo identificirali, ga tudi predstavili in prepričali žirijo, da smo ne samo slovenski projekt, ampak evropski projekt. Se pravi, žirija nam je zdaj dala to možnost, da se v drugem krogu med finalisti dokažemo, izkažemo kot najboljša mesto, kandidat med štirimi ostalimi, s tremi ostalimi finalisti. Kar zadeva podrobnosti boste slišali v nadaljevanju, zdaj pa k razpisu za arhitekturnemu natečaju. Arhitekturni natečaj je zelo pomemben, ne bom rekel niti simboličen, ampak dejanski korak. Zlivanje obeh mest skozi EPK je zlivanje predvsem civilne družbe in ljudi, zlivanje obeh mest na področju arhitekturnega natečaja je pa konkretna materializacija v prostorskem smislu tistega, kar je ideja velikega somestja prestolnice čezmejne regije. Se pravi, tisto, kar bojo ljudje tudi dejansko na terenu videli, otipali, živeli, kar jim bo izboljšalo prostorske okoliščine za življenje, kar bo naredilo to prestolnico atraktivno. Če odmislimo mozaik, se pravi ploščad na trgu Evrope, je to projekt, ki vodi v prve konkretne korake v skupnem materialnem aspektu somestja, se pravi k nekim skupnim strukturam, k nekim skupnim
prostorskim rešitvam, ki že nakazujejo, da to nista mesti, ki sta od leta 47 sobivali, se pravi sta bili vsaka na svoji strani s hrbtom obrnjene ena proti drugemu, ampak da sta to mesti, ki se želista tudi v prostorskem smislu druževati. Tudi poljubiti, ja, če hočete. Obračata se z obrazom ena, eno proti drugemu. Pomlad se bliža, še predčasno. O detaljih bomo spet slišali v delovanju, je pa moje zadovoljstvo, s tem se pridružujem in zahvaljujem tudi Rudiju, to, da smo vsi prepričani, da je to prava pot, da je to pravi korak in tudi, da smo se tako hitro uskladili o tem, da želimo nekaj, kar bo zaznamovalo tako prostor, kot tudi čas, v katerem živimo, se pravi nekaj zgodovinskega. Zato tudi mednarodni natečaj, zato tudi so poklicani najboljši arhitekti iz cele Evrope in iz celega sveta, zato da predlagajo svoje rešitve za ta prostor. Adesso cerchiamo insieme di entrare nel dettaglio tecnico sia del concorso internazionale di idee, ma prima cerchiamo di capire che cosa ci aspetta per quel che riguarda la prossima fase della candidatura Capitale Europea della Cultura. Abbiamo festeggiato tutti quanti insieme, anche se non eravamo là la scorsa settimana. Adesso che cosa farà il gruppo di lavoro? Quali sono le attività? Che cosa ci aspettano? Quali sono le scadenze? Niente. Buongiorno, dobrodan. To kot je že župan rekel, oba župana, izjemno smo bili veseli seveda in zdaj pa k delu, ki nas čaka. Obdobje je zelo kratko, nimamo sicer še točnega datuma žal, kdaj bomo morali oddati drugi bitbook. To pomeni, da moramo se takoj lotiti izdelave novega bitbooka, se pravi nove knjige programov. Tokrat obsega 100 strani, prejšnja je obsegala 60. To pomeni, da moramo stvari, ki smo jih že označili, napisali, pripravili do določene faze v zdajšnjem programu, res natančno izdelati iz vseh vidikov finančnega, z povezavami, predvsem bomo zelo pozorni na evropske povezave, na svetovne povezave za umetniki, ki niso zgolj Italijani in Slovenci. Zdaj smo bili zelo pozorni na lokalne, tudi na seveda naše lokalne umetnike, ki delujejo zunaj in imajo kariere ne doma. Povabili jih bomo s programom Come Home, da nam prezentirajo svojo umetnost tudi doma. To je en zelo pomemben program. In tako v bistvu sestavili eno obširno in zelo trdno programsko schemo, ki jo bomo potem predstavili komisiji. Komisija bo naslednjič, ko se bomo srečali, prišla k nam, torej na naše območje, najbrž v mesecu novembru. Takrat pridejo za en dan, pol dneva, ta obisk je treba skrbno pripraviti, zato da jim čim bolj na licu mesta pokažemo, kje živimo, kaj vse tisto, kar pišemo v bitbooku, kaj naši programi govorijo, da jim v bistvu pokažemo v živo, kako to izgleda. Zato je bo to ena zelo obsežen tudi in zelo zahteven obisk za pripraviti. Oktobra verjetno bomo morali oddati ta program in decembra naj bi objavili, kdo je zmagovalec. Decembra skoraj zagotovo, vse tako so nam zagotovili, čeprav je malo časa, predvsem zaradi tega, ker zmagovalec mora januarja začeti z delom, to pomeni leta 21 mora imeti 4 leta, da lahko leta 25 izpelje programe. Kar se tiče pa samo še našega razpisa, jaz sem izjemno srečna, da je prišlo do tega, kajti Trg Evrope, ki naj bi postal Trg Evrope, Piazza Transalpina, ki naj bi postal skupno središče, skupen trg obeh mest, upamo tudi shajališče, že zdaj je, kot vemo, ampak zdaj ne bi dejansko postal eno živahno središče, kamor naj bi hodili tako turisti, kot še bolj občani seveda.
No, ampak to naj bi postal tudi epicenter našega EPK-ja. Epicenter v smislu čisto simbolnem kot prostor in pa tudi kot program. Tukaj naj bi vseeno bila neka novogradnja, kakšna bo, kako obsežna in tako naprej, bomo videli, pričakujemo seveda od arhitektov, da nam sugerirajo, v kateri naj bi se bila stična točka v bistvu tako za turiste, kot za lokalne, kot za šole in tako naprej. Skratka, v tej novogradnji naj bi se dogajal program, imenovan tudi Epicenter, ki pomeni European Platform for Interpretation of 20th Century, se pravi Evropska platforma za interpretacijo 20. stoletja, v kateri naj bi našo skupno zgodovino, ki se nam je zgodila v zadnjih stoletjih, se pravi dve svetovni vojni, hladno vojno, odnose med nami v zadnjih stoletjih, ki jih vidimo oboji na različne načine, lahko spoznali iz gledišča drugega, iz gledišča soseda. Mislim, da je to izjemno pomemben projekt, unikaten v Evropi in svetu, sploh, če nam bo uspelo zgraditi stavbo, ki bo stala dejansko na meji v dveh državah. Z našim EZTS-jem imamo res, res veliko možnost in upanje, da se to lahko tudi naredi. Vse nadaljne tehnične podatke bo pa o razpisu dala naša Fabiana. Facciamo un cambiamento di postazione, visto che Fabiana Pieri, che è la responsabile, l'architetto responsabile del procedimento, ci spiega esattamente in cosa consiste il concorso internazionale di idee, ci fa vedere anche quali sono le aree interessate, vi mostriamo adesso delle immagini precise. Buongiorno a tutti, farò una veloce carrellata dei punti fondamentali del concorso per poi lasciarvi spazio alle domande. Allora, si tratta di un concorso internazionale di idee in un unico grado, quindi in un'unica fase e con procedura aperta, quindi aperta a tutti gli architetti del mondo e alle altre figure professionali che la legge del loro paese consente la progettazione di questo tipo. Già il nostro presidente ha sottolineato l'importanza che abbiamo con questo concorso l'appoggio dell'International Union of Architects, che è praticamente un ente che ha sede a Parigi, che riunisce tutti gli architetti del mondo ed è un ente affiliato UNESCO, per cui non vi nascondo la complessità di costruire un bando che potesse rispettare la legislazione italiana e compenetrare ovviamente quella slovena, ma che consentisse una partecipazione anche semplice a tutti i professionisti dell'intero mondo. E quindi adottare la normativa UNESCO relativa ai concorsi internazionali, WTO, eccetera. Quindi il concorso, suggerimento del gruppo di lavoro e anche dei sindaci, prevede la presentazione di idee architettoniche per la riqualificazione di due aree. L'area 1, come vedete, è la piazza transalpina con la creazione dell'Epicenter, di cui vi ha già parlato Neda, e l'area 2 chiediamo un'idea per la riqualificazione di tutta la fascia confinaria. Ecco qui, in questa slide vedete in dettaglio, quindi l'area 1, che è la più importante alla fin fine anche per la ricaduta poi pratica per la candidatura, però chiediamo anche urbanisticamente un'idea di ricucitura di tutto quello che è quel terreno un po' sfrangiato di queste due città che si guardano alle spalle, per avere una ricucitura verde e culturale dell'area.
quindi velocemente parliamo dell'area 1, area 1 che quindi chiede di riqualificare la piazza. Qui vi ho messo un'immagine di una piazza molto molto vivace, con molte persone. E quindi la riqualificazione della piazza per poter ospitare vari tipi di manifestazioni, e che non sia più un posto dove si parcheggiano le macchine, ma che sia una zona che possa essere fruita a piedi, in bicicletta, per cui abbiamo indicato per esempio che anche nelle vie limitrofe si preveda di limitare la percorrenza a 30 km orari, e lasciando comunque totalmente libera le idee i partecipanti di dare le loro idee progettuali sull'intera area, naturalmente all'interno del perimetro individuato, che è questo che vi mostriamo. Il secondo oggetto su cui devono darci la loro idea progettuale è appunto l'Epicenter. L'Epicenter è un edificio che sarà sia in territorio sloveno che in territorio italiano, quindi sarà di fatto la prima volta che succede. Nel passato, a seguito di guerre e di riconfinamento a tavolino, è successo che degli edifici fossero tagliati in due. Noi invece qui facciamo il contrario, cioè vogliamo realizzare un edificio che è sia in territorio italiano che in territorio sloveno, e che quindi sarà anche gestito da un'equipe congiunta sia italiana che slovena, e quindi una proprietà e una gestione totalmente transfrontaliera. Queste sono delle altre immagini che abbiamo, ovviamente sul sito trovate tutto il materiale che è stato fornito ai progettisti. Qui c'è solo alcune immagini. E poi quello che vi dicevo, l'area 2. L'area 2, che come vedete prevede, ci venga fornita un'idea per la riqualificazione, come vi dicevo, di questa fascia lungo il confine. Quindi la chiave qui è ridare connessione. Adesso, alla luce del confine, voi sapete poi che con la legge italiana non si poteva costruire, non si poteva fare nulla fino a 3 metri dal confine, per cui abbiamo anche tutta una fascia, soprattutto laddove non c'era, mi riferisco a questa, laddove il tessuto edilizio allora non esisteva, molto degradata, no? Perché è abbandonata di fatto per molti anni. E per il resto conosciamo Gorizia con un'impronta di città, con un centro storico, e naturalmente Nova Gorizia con un'impronta molto diversa di architettura modernista o nazionalista. E quindi un'idea urbanistica per la ricucitura di questi due tessuti così diversi, tenendo conto della presenza di un asse ferroviario che un tempo apparteneva a Gorizia, ma adesso di fatto viene a essere quasi una cesura tra Gorizia e Nova Gorizia, e la presenza di varie altre aree di tipo industriale a Nova Gorizia e artigianale verso Schönberger-Voltoiba, e quindi darci un'idea per riqualificare questa fascia anche sull'onda di altri progetti di tipo paneuropeo come la Green Belt, no? E quindi valorizzare quest'area in chiave culturale, ma anche di riqualificazione anche del, che è un'area verde, un'area a benessere di tutta la città, quindi una riqualificazione urbana della fascia confinaria. Come contenuti mi fermerei qui, e poi casomai se avete domande. La giuria è una giuria internazionale, quindi abbiamo 5 giurati e 2 sostituti, uno
giurato e un giurato sostituto è nominato sempre da UIA, Unione Internazionale degli Architetti, e quindi abbiamo il presidente che è Roger Rive, che è professore all'Università di Graz, poi abbiamo Sasha Randic, che è di uno studio molto prestigioso croato, El Jur, che è anche che è il membro nominato da UIA, di uno studio molto prestigioso danese. Poi abbiamo Paula Flipic, che è nominata dal comune di Nova Gorica, e Giovanni Fraziano, all'Università di Trieste, che è nominato dal comune di Gorizia. I membri supplenti sono Nathalie Rosenquake, che è nominata da UIA, che è una giovane ma pluripremiata architetto di inglese, e poi Vojko Bacic, che ha lo studio a Maribor. Vi ho messo anche le foto di chi ha lavorato insieme a me, quindi Thomas Kanzler, Luciano Lazzari e Uroš Slobnik, sempre dell'Università di Maribor. Poi vedete i premi, sono dei premi cospicui, perché questi sono netti, no? Quindi primo premio 25.000 euro, 15.000 e 8.000. Ci sarà la possibilità, in presenza di progetti particolarmente meritevoli, di dare anche tre menzioni d'onore, diciamo, per quindi dare delle menzioni d'onore a anche altri tre progetti. Come vi dicevo, è aperto a tutti gli architetti del mondo o le altre figure professionali, per esempio in Italia anche gli ingegneri, che secondo la loro legge del paese di appartenenza possono partecipare, e essendo internazionale è tutto in inglese, aggiungo che siamo riusciti a farlo direttamente in piattaforma di e-procurement, per cui questo dovrebbe consentire anche a qualcuno dall'altra parte del mondo di mandarci la sua idea progettuale senza dover pensare di fare plichi e spedircelo dall'altra parte del mondo. Questa è il cronoprogramma, quindi noi abbiamo pubblicato il 25, in modo che il 26, quando è stato presentato il Bitbook al Viana, il concorso era pubblicato, 25 è andato in pubblicazione anche in Gazzetta dell'Unione Europea e sul sito di UIA. Bisogna presentare le idee progettuali entro il 22 di giugno, la giuria si riunisce la prima settimana di luglio e quindi, salvo problemi che facciamo gli scongiuri, l'8 luglio dovremmo avere il vincitore. Vi ho messo anche così un elenco di quelli che sono i criteri che abbiamo scritto, di cui dovrà tener conto la giuria, che è la pertinenza al concetto generale, alla visione di sviluppo delineata già nella prima fase del Big Book, tenere conto della relazione tra spazi aperti e connessione edifici, la creazione di un'identità e del valore simbolico e culturale della piazza e dell'edificio, ovviamente innovazione, creatività e originalità della proposta, qualità degli spazi urbani, ma anche adeguatezza, funzionalità e soprattutto fattibilità economica, cioè l'edificio deve essere un edificio che ospita delle funzioni e che si autofinanzi con le attività culturali, espositive e anche di istruzione, di istruzione. Come vi dicevo, il 25 è stato pubblicato il bando anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, e venerdì 28 è andata in pubblicazione sulla Gazzetta italiana. E questo, vi ho fatto uno screenshot, se volete andare a vedere, del sito
dell'International Union of Architects, dove appunto risulta pubblicata il nostro bando. E vi ho messo anche un po' di statistiche per far capire che l'utilizzo di UIA funziona, nel senso che dal 25 che abbiamo pubblicato, queste sono statistiche solo della pagina dedicata al concorso internazionale, abbiamo avuto 1407 visualizzazioni solo della pagina in una settimana, e poi vi ho messo, questi sono, come vedete nel colore azzurro, sono tutti i paesi le cui persone hanno visitato la pagina del concorso internazionale, e poi sotto vi ho messo quelli più, le nazioni che hanno più visitato, ovviamente Italia e Slovenia hanno visitato di più, però insomma se vedete anche Spagna, Stati Uniti, Portogallo, Germania, Francia. Io ho già ricevuto 9 richieste di iscrizione alla piattaforma, e prevalentemente dall'Europa, ma anche già dall'Africa piuttosto che dall'Asia, per cui insomma avremo un buon lavoro fino a luglio, diciamo. Ecco, io ho finito. Se Renzo Piano tra questi? Non lo so. Sì, prima delle domande volevo chiedere se al sindaco, al presidente, se c'è qualcosa da aggiungere, qualche osservazione, forse il sindaco. Ma Bolkot pripomba, nisem uresničil svojega plana, kaj vse moram povedati prej, pozabil sem na zahvale. Najprej gre zahvala pri EPK-ju za ekipi za to požrtvovalno delo, namreč ta uspeh ni pa šukar tako, je rezultat požrtvovalnega dela celotne ekipe, Nede Vodje, ki je bila bolj izpostavljena, Vesne se ni videlo veliko, ampak je ravno tako veliko vložila v to, da se to lahko izvršilo do te mere, in Lorenca, ki je ključen bil pri tem, da je vključena tudi Gorica kot temeljni gradnik zadevi zraven. Pri EPK-ju je treba opozoriti oziroma se spomniti, če ne pomembne zadeve, nekega pomembnega menika. Nekoč se je bilo treba odločiti, da Nova Gorica gre v kandidaturo. In to je bila politična odločitev, ki ni bila lahka. Zato se zahvaljujem županu Arčonu, ki je danes tle, in podžupani, ki je prva tudi peljala, to je pa Ana Zavrtanik-Ugrin. Zdaj pa mislim, da sem realiziral ta moj plan. Hvala. Bene, possiamo passare alle domande. Se avete qualche... Mojca Domančič, Revizija Slovenija. Vprašanje najprej glede na tečaja, ali so kakršnekoli omejitve glede gabaritov, vsebine, karkoli, ali je čista prosta pot za vse ustvarjalce? In drugo vprašanje, 7.500.000 je predvidena vrednost projekta, viri financiranja. Allora, come dicevo, è aperto a tutti gli architetti o altre figure professionali che nel loro paese la legge autorizza la partecipazione a questi concorsi. Dopodiché la legge italiana consente in questo caso dire che ci riserviamo, qualora trovassimo i 7.500.000 che hai detto, di affidare tramite trattativa privata direttamente al vincitore le successive fasi progettuali, e quindi per questo è stato fatto questo calcolo. Nel caso in cui si vincesse la capitale della cultura, i fondi andranno trovati, perché e la riqualificazione in primis della piazza transalpina dovranno essere effettuati, perché sono la parte fondamentale, insomma, è una delle parti fondamentali del progetto. Pertanto in quel caso uno degli elaborati allegati al bando c'è proprio la spiegazione di quali caratteristiche deve avere il gruppo di lavoro per poter fare il progetto, perché naturalmente si tratta di un progetto complesso,
per cui non basta solo l'idea progettuale, ma bisogna avere all'interno del gruppo del lavoro delle persone con dei requisiti professionali in grado di fare il progetto. E se no? No, noi con la legge italiana ci possiamo riservare il primo progetto. No, adesso noi, adesso sì, il nostro è un'idea progettuale, quindi diciamo quello che si chiama appunto progetto di massima, no? Però ci consente anche di affidare al vincitore le successive fasi progettuali. Govorimo o tem, da mora biti projektiran Govorimo o tem, da mora obvezno biti zgrajen na meji en objekt. Ker v prejšnjih fazah se je govorilo, da se bo pustila dosti bolj prosto pot, kako urediti neko to širšo območje trga. Zdaj govorimo, povejte mi, če sem prav razumel, o enem objektu na meji. Non sulla piazza, né na trgu, na meji. La ringrazio per la domanda. Allora, l'edificio può essere anche parzialmente interrato, ovviamente. Quindi, proprio per la difficoltà di inserire un oggetto architettonico in quel contesto, è proprio il caso tipico di concorso di idee. Per cui, come si è visto prima, che magari è meno comprensibile agli altri, ma per noi architetti è fondamentale, è come dire, guarda, in quelle parti gialle puoi costruire. Quindi può essere anche che non sia un edificio uno, ma che sia una cosa... Lasciamo che ci diano una bella idea, ecco, questa è la... nello spazio. Qualcun altro? Cristina Furio, Radio Robin. Prej ste rekli, da v primeru, če bo Nova Gorica oziroma skupaj z Gorico Evropska prestolnica kulture, ne bo tako problematični viri financiranja. Kaj bo v primeru, govorim hipotetično, da ne bo, se bo ta ideja realizirala ali kako naprej? Je distrada okoli dve komuni, pa ja, ker sem vsem kapitali. No, dobro, jaz, ker nimamo, mi nimamo šoldo, če nam daje občine. Šalo na stran, lejte. Ta natečaj je zasnovan tako, da je, če se pusti seveda možnost arhitektom, da bo segal na območje, Slovenije in Italije, če rečemo, Gorice, Nove Gorice, v okvirih 7 milijonov in pol, da ne pride arhitekti in bojo tle zasnovali projekte za 20, 30, 40, 50 milijonov. In hkrati je to projekt, ki je, bom rekel, glavna točka EPK-ja, je pa projekt, ki bo dejansko največji izziv v zgodovini obeh mest, ki mora biti financiran v primeru zmage in tudi v primeru, da se ta naziv ne pride, dejansko izziv za obe mesti, kako ta projekt financirati skupaj namen s pomočjo regije, države, evropskih sredstev in tako naprej. To mora biti največji izziv. Izuzet zdaj kandidatura EPK-ja in projekt, ki je vzdržen. In 7 milijonov in pol, pa tudi 10, se upam reči, je projekt, ki je lahko, bom rekel, v naslednjih 5-10 letih absolutno izvedljiv. Če smem še dodati, ne eno, ne drugo mesto, ne? Kaj pa šele kot nastajajoče eno veliko mesto kot prestolnica, že dolgo ni imelo velikih skokov urbanističnih. Čas je za te skoke in priložnost je, da tak velik urbanistični preskok naredimo skupaj. Pravi, ne bojimo se tega. Če je volja, je tudi pot. Aggiungo anche perché quando Nova Gorica e Gorizia si sono messi d'accordo di crescere insieme, non l'abbiamo detto scherzando, non abbiamo detto che adesso questa conurbazione, questo ad esempio anche il piano regolatore di Gorizia che viene fatto per la prima volta di intesa anche con Nova Gorizia, l'abbiamo detto, l'abbiamo deciso al di là della candidatura. Perciò se noi
quando stiamo pensando a questi progetti, certamente è una parte importante del progetto candidatura capitale della cultura europea, ma anche se, e non accadrà, anche se non dovessimo essere capitale della cultura, questi progetti vanno avanti, per un motivo molto semplice, perché quando si dice di crescere insieme, ciascuno cresce sul proprio territorio, ma la sfida è quella di fare qualcosa in comune, non soltanto come attività delle persone, non soltanto tra i due comuni, non soltanto tra le associazioni, ma far toccare con mano come addirittura una cosa impensabile, su quale confine trovate una cosa nuova, non divisa, come diceva Fabiana, un qualcosa di nuovo. Ecco perché, se anche poi dal punto di vista squisitamente turistico, se oggi noi, pur con scarsa promozione della piazza transalpina in termini di investimenti, di promozione turistica, noi oggi però possiamo contare circa su 50.000 presenze, 10.000 più, 10.000 meno, 5.000 più, 5.000 meno, presenze di turisti in piazza Transalpina soltanto per il classico selfie con un piede in Slovenia e un piede in Italia, noi contiamo attraverso questo manufatto, che non sarà sede di uffici dei due comuni, ma sarà qualcosa capace di attrarre, noi contiamo di, solo per questo valore aggiunto, di attrarre alcune centinaia, addirittura di migliaia di persone. Perciò per fare in modo che anche quando dal nord Europa passeranno nel sud Italia o in Slovenia o in Croazia questi flussi di turisti, noi contiamo sul fatto che oggi Nova Gorizia e Gorizia sono bypassate, sono tagliate fuori, uno si accorge che c'è la nostra area soltanto perché forse vede sul navigatore satellitare che c'è qualche città, fare in modo che diventi tappa per questi flussi importanti di turismo che dal nord vanno al sud, fare in modo che il nostro territorio diventi tappa di una visita. Va da sé che ovviamente in questo momento, ma non ho detto un domani, in questo momento i due comuni non hanno risorse per poter destinare domani mattina, però da parte nostra, come immagino che da parte della c'è la certezza che su un progetto, senza progetto non si fa nulla, il dire ma si potrebbe fare non serve a nulla, il partire con un progetto concreto, soprattutto sull'onda anche del successo che sono comunque convinto questa iniziativa avrà, è molto ma molto più facile condividere anche attraverso la regione, la Repubblica, perciò la regione e lo Stato forme di finanziamento che, ripeto, non dimentichiamoci che potrebbe anche utilizzare su tutte le valutazioni che il GECT farà anche quella formula della finanza di progetto, il project financing, nel momento in cui dovesse essere capace di attrarre pubblico. Usiamo tutti quegli strumenti che ci vengono concessi proprio per quello che diceva Fabiana, della sostenibilità economica. Noi non intendiamo creare un qualcosa, non una cattedrale nel deserto, ma un qualcosa capace di attrarre, un qualcosa capace di dare ricchezza per mantenere questo edificio, ma dare ricchezza a tutto il territorio, perché se qualcuno si ferma a Nova Gorizia e in Gorizia, passando dal nord Europa al sud Europa o dall'ovest all'est, fare in modo che queste persone, visitate la piazza Transalpina, continuino poi a rimanere sul nostro territorio. Internazionale di idee, già bandito, quindi questo è un concorso internazionale di idee già bandito, quindi per professionisti. Quindi non ci sarà il coinvolgimento degli studenti come c'è stato per... O sto collaborando con degli studi, ma adesso lo studio. Naturalmente lei sa che la legge italiana, nel caso in cui ci sia un gruppo di progettazione, il gruppo di progettazione è obbligato ad avere un giovane architetto, ovvero un architetto iscritto all'albo non più di 5 anni. Questo è un concorso internazionale di idee dedicato agli studi di tutto il mondo. I concorsi per gli studenti di architettura sono un'altra cosa, noi questa volta abbiamo deciso così. Non si esclude che... Non lo vieta che magari gli studenti di architettura hanno qualche idea, si avvalgono poi di uno studio, presentano questa iniziativa a uno studio, poi sarà lo studio naturalmente poi a presentarlo. Però la fantasia del giovane architetto, che sia il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, l'importante è che sia veicolata attraverso uno studio, come diceva Fabiano, ma la fantasia nasce da chiunque ha fantasia.